mamma e papà. Oggi io insieme alla mia collega Giusy abbiamo preparato per voi un contesto un poco particolare che vi metterà forse un po' di ansia e un po' di paura, perché è un contesto fatto di attrezzi veri, un poco come la cassetta di Manny Tuttofare. Però questi non sono di plastica, non sono un giocattolo, sono degli attrezzi proprio, degli utensili veri. Magari avremo cura di scegliere qualcosa che gli facilita le loro piccole manine, e quindi magari qualche cacciavite un po' più piccolo, qualche pinza un po' più maneggevole. Poi per quanto riguarda le viti e i bulloni, questo dico non importa. Ora volevo fare una premessa prima di iniziare a mostrarvi. La premessa è questa, che a volte, anzi quasi sempre, i bambini ci osservano, ci guardano e sono attratti da quello che noi facciamo. Spesso diciamo questi sono utensili che utilizza il papà, e quando i bambini si avvicinano vogliono magari aiutare, ti aiuto, faccio, papà posso, quasi tutti gli adulti rispondono nel momento, sono attrezzi pericolosi, quando sei più grande li utilizzerai, così via dicendo. Però vi assicuro che abbiamo avuto modo di sperimentarlo al centro, che i bambini messi di fronte a questi attrezzi veri vi stupiranno ancora una volta. E adesso vedremo via via come. A volte si crede che la plastica sia più sicura del ferro o del legno. Però diciamocelo tra di noi, sono giochi questi, diciamo, banchetti da lavoro finti, questi che ci sono sul commercio, sono dei giochi proprio inutili perché troviamo dei martelli che non martellano, delle pinze che non servono a niente, sono delle palette che non scavano, dei giravite che non avvitano, che non svitano. E quindi sono tutti attrezzi che il bambino prima o dopo si rende conto che è una finzione. Invece lui prova gusto a giocare con gli attrezzi veri, che peraltro, oltre a, come dire, a fargli acquisire delle competenze, sia in termini di manualità, sia anche in termini di conoscenza, perché imparerà a capire attraverso, diciamo, il linguaggio aiutato dall'adulto che questa è una pinza, che questa si chiama rondella, che questa è una chiave a pappagallo, che questi sono dei bulloni, la differenza tra il bullone è un chiodo o tra una vite è un chiodo, il metro che cosa serve, misuriamo una fila di chiodi, quanto sono lunghi. E quindi acquisire anche tanti altri concetti. Quindi immediatamente di fronte a un giocattolo finto si renderanno conto che quello è finto, è una finzione, lo metteranno subito da parte. E invece qui attrezzeranno la loro mente, le loro abilità cresceranno, la loro conoscenza crescerà. Certo, non a discapito di qualche preoccupazione da parte dell'adulto, naturalmente quelli finti sono giocattoli che servono a far stare tranquillo il genitore, quindi il genitore volta le spalle e lo lascia insieme al suo gioco inutile, mentre qui assolutamente non ci si può permettere di distogliere lo sguardo da ciò che fanno. Vediamo come li possiamo aiutare con l'utilizzo di supporti. Pensate, prima ho utilizzato questa lastra di polistirolo, e così gli sarà facilitato il compito appunto dell'avvitare o dello svitamento. O semplicemente mettendo dei chiodi. Un'altra cosa che
gli farà sicuramente tanto piacere fare, quello di smontare delle cose. Quindi se vi trovate a casa degli attrezzi o anche degli elettrodomestici in disuso, la cosa bella è quella di smontare per vedere, per fare la scoperta di che cosa c'è dentro. Per esempio, io avevo questa spina a casa. Impareranno a smontare, quindi svitare, a usare il cacciavite o a riavvitare. Spesso i bambini traducono questi strumenti in metafore. La metafora, sappiamo tutti che è una forma di pensiero e rappresenta il modo in cui funziona la nostra mente nel momento in cui tenta proprio di allargare il suo campo di conoscenza. Potremmo definirlo un processo che porta spesso a procedimenti inconsueti, inaspettati e anche originali, se vogliamo. Se l'adulto si mette in ascolto e lascia il bambino libero di indagare e di partecipare a questa realtà che gli viene proposto, il pensiero viene sollecitato ad aprirsi e spesso anche ad espandersi oltre i confini conosciuti. Naturalmente la creatività, l'ironia, la capacità di creare analogie presenti nei bambini, ma soprattutto sollecitati da un adulto attento e in ascolto, daranno vita ad una esplosione di pensiero che sicuramente creerà nuove realtà, rompendo le consuetudini e la monotonia del già conosciuto e del già noto. Sappiamo anche però che un contesto predisposto per l'argomento da indagare accende e sostiene una maggiore attivazione dei processi metaforici.